54 Venezia, 53 Trento, mancano 50 secondi al termine del terzo quarto e sarà una battaglia, gli ultimi saranno una battaglia, gli ultimi 10 minuti, ma vediamo questi ultimi 40 secondi del terzo quarto che non saranno da meno, con Marcus Sainz che va via in dribbling a Gomes, McGee da 3, errore, rimbalzo lungo di Schels, 32 secondi al termine del terzo quarto, corre nuovamente Trento, fa tutto il campo, sbaglia Schels, una forzatura che c'entrava ben poco, McGee va a tutto campo, in costo costa a schiacciare addirittura l'ex capo d'Orlando e Cremona, che giocata, Tyrus McGee, 56-53, ultimi 15 secondi e ultimo possesso del quarto per Trento. Beh, abbiamo visto davvero delle giocate molto molto spettacolari in questa frazione da una parte e dall'altra, vediamo Kraft, sfida McGee, eccolo l'attacco, va sul primo passo, l'appoggio, l'errore, il rimbalzo di Egim, non c'è fallo, si chiude qui il terzo quarto con Aaron Kraft che sbatte sul parquet la mano destra in segno di rabbia, si chiude il terzo quarto, Venezia è avanti di 3 punti, 56-53, ma Stefano Bizzotto, ne vedremo delle belle presumo nell'ultimo quarto. Vorresti che non finisse mai una serie così, con due squadre che giocano con questa intensità, c'è bel basket, c'è spettacolo, c'è soprattutto tanta difesa da una parte e dall'altra. Si torna a giocare, primo possesso dell'ultimo quarto e per la Reier Venezia e sale il tifo dei 4300 del Palatrento per la Dolomiti Energia con Aaron Kraft che recupera subito la palla sulla rimessa e va ad appoggiare a segno Aaron Kraft dopo 5 secondi in pratica, ma dopo un secondo ha rubato palla. Sembrava Mike D'Antoni, è sembrato Mike D'Antoni, Arsenio Lupin in maglia nera, Aaron Kraft, 54-56, Heinz vuole rispondere da 3, sbaglia, rimbalzo di Gomes, perché Aaron Kraft doppia cifra, 10 punti, 56-55, un punto di vantaggio per la Reier, pallone affidato ancora a Kraft con i due play in campo. Buscaglia, ancora Kraft, attacca Egim, altro appoggio, altro canestro di Aaron Kraft, è salito in cattedra l'ex giocatore di Ohio State che ha anche 5 assist e ha 12 punti a referto, nuovo vantaggio per Trento, 57-56, ha rimesso la freccia da Dolomiti Energia e Ariel Pilloi, il passaggio, gioco a due con Egim che ha la possibilità di segnare, lo fa Egim, approfittato di un momento di appannamento da parte della difesa trentina. Egim sblocca Venezia in questo ultimo quarto e arriva a quota 4, nuovo vantaggio Venezia 58-57, ecco Aaron Kraft, ancora attacca la difesa, qui è forza Aaron Kraft, viene chiuso da Egim, porta via palla Stone, contropiede, il ritmo, Bramos da 3, Michael Bramos a segno, tripla importantissima che riporta avanti di 4 Venezia e Bramos nei momenti che contano c'è. Flaccadori per Aaron Kraft, ultimi 6 minuti del match, il taglio di Beto Gomes, chiude bene Stone in marcatura, Beto Gomes riesce in qualche modo a trovare un perdugio per appoggiare con la mano rovesciata a canestro, 59 Trento, 61 Venezia, Beto Gomes 13 punti per il portoghese, per il nazionale portoghese, ultimi 6 minuti. Vediamo un attacco un po' fermo di Venezia, Julian Stone rischia l'infrazione di passi, pallone per Ariel Pilloi, marcato da Aaron Kraft, una serie di virate, Pilloi trova un canestro da manuale con grande calma, attaccato Ariel Pilloi, Beto Gomes in punta da 3, corto, era liberissimo, dimenticato da tutti ma ha sbagliato e Pilloi ha segnato un canestro molto pesante poco fa e come detto Pilloi c'è sempre nei momenti decisivi, 5 punti per l'italo argentino che scarica su Bramos, pallone restituito ancora a Pilloi, ancora Pilloi, giocatore di Cordoba, la tripla di Bramos, errore, rimbalzo d'attacco di Egim, sbaglia, c'è Ortner però ancora a prendere un altro rimbalzo in attacco e ne stanno prendendo troppi ora i giocatori della Reier, metà esatta dell'ultimo quarto, più 6 Venezia con il tappin di Ben Ortner, palla persa di Trento, ancora Pilloi sull'errore da parte di Kraft ed è nuovamente in debito d'ossigeno Trento, 4-39 al termine, più 6 Venezia, 65-59, Flaccadori in marcatura su Ariel Pilloi, Flaccadori gravato di 4 falli in uscita da Marcus Sainz, marcato da Kraft, ancora, è tornato Lechtaler ed è tornato anche Lechtaler proprio per sopperire a questa carenza sotto canestro per catturare i rimbalzi, Ortner sfida proprio Lechtaler, Ortner, bel movimento al 24esimo secondo, Benjamin Ortner
e palla recuperata da Venezia, palla recuperata da Venezia, 67 a 59, gli ultimi due canestri di Benjamin Ortner più questa palla recuperata sulla rimessa di Trento. Non dico che abbiano messo la parola fine alla partita, pensa, perché manca una vita, però... Ortner adesso, Filloi in chiusura di secondo quarto e poco fa, quanti interpreti ha trovato Venezia strada facendo? Cosa vuol dire avere la panchina più lunga? Soprattutto la grande partita a rimbalzo la sta facendo Egin, 8 rimbalzi, la metà in attacco. C'è il match winner di gara 2, Heinz, oggi è stato un giocatore normale, diciamo così. Sì, sì. 11 punti, 1 su 1 da 2, 2 su 5 da 3, insomma. Filloi da 3, importantissima, sbaglia, stavolta c'è rimbalzo di Trento in difesa. Kraft, 67 a 59, ultimi 4 minuti, fallo di Filloi su Aaron Kraft. Situazione falli, 3 falli di squadra per Trento, 2 per Venezia, c'è la sigla, quindi GR e poi nuovamente dal palo a Trento per il finale di gara 3 della finale scudetto. 67 Venezia, 59 Trento, 4 minuti 4 secondi al termine a te, Ruggeri. 2 minuti e 43 secondi al termine, 7 punti di vantaggio per la Reyer Venezia sulla Dolomiti Energia Trento, 67 a 60, vediamo Kraft, si alza, corto, rimbalzo offensivo di Kraft, ci riprova, altro errore, rimbalzo offensivo questa volta di Hogg che va a subire il fallo da Ortner e andrà in lunetta. Trento ora ha fatto quello che fino a poco fa ha fatto Venezia, ovvero catturare rimbalzi in attacco. Stefano Bizzotto. Sì, però si vede che Kraft è stanco, non è più lucido, è stato bravo a cercare il secondo tiro consecutivo, anche un tiro da posizione favorevole, di solito li fa Kraft questi tiri, adesso però non ho il minutaggio, penso che meno di 33-34 minuti non abbia giocato. Da Sinoghi in lunetta con i tiri liberi, 8 su 17 per Trento, a cronometro fermo e sbaglia ancora, 8 su 18, che percentuale pessima, determinante, perché insomma... Guarda, ci sono i punti di differenza, esatto, tra le due squadre nei liberi sbagliati. Infatti proprio questo, 8 su 18, 10 tiri liberi sbagliati e Venezia avanti di 7. Pallone ancora per Dustin Hogg con il secondo tiro libero, sbaglia pure questo e quindi è 8 su 19 a cronometro fermo, una percentuale terribile per Trento. Insomma, sbagliare due tiri liberi adesso a 2 minuti e 20 secondi dal termine con gli avversari che sono avanti di 7 con tanta fiducia, delittuoso a dir poco. Vediamo Egim, passaggio schiacciato per Ortner, Julia Stone, la tripla che può chiudere la partita e probabilmente la chiusa, Julia Stone è la terza tripla realizzata dal play di Venezia e c'è massimo vantaggio per la Reyer in doppia cifra, 70 a 60 con Julian Stone, assoluto protagonista, ora fallo di Ortner su Flaccadori, Julian Stone, assoluto protagonista, a mio avviso il migliore in campo di Venezia. Ma quante frecce all'arco di Venezia, quanti giocatori in momenti diversi della partita, infatti, sono stati decisivi. Manca Batista, ma non te ne accorgi, anche perché Ortner sarebbe andato in tribuna con Batista in campo. Assolutamente, esatto. Flaccadori in lunetta, 1.52 al termine, sbaglia, un altro tiro libero Trento, pure Flaccadori, ormai è finita. 1.52 sarebbe non una ne ha percentuale più. Pessima anche da 2 quella di Trento nei tiri liberi, Sì, è vero, segna Flaccadori, 61 Trento, 70 a Venezia, 93 secondi a chiudere la partita, 70-61, altro che miracolo, serve per Trento per ribaltare la situazione. Vediamo Kraft, deve andare anche al tiro in maniera estremamente rapida, la Dolomiti Energia, ecco il lay-up di Aaron Kraft, c'è canestro valido per interferenza irregolare di Egim, canestro valido di Kraft, 70-63, 7 di vantaggio. È chiaro che nel basket mai dire mai, però insomma la partita mi sembra saldamente nelle mani di Venezia. Manca 1.18 al termine con Ariel Filloi, protagonista pure stasera l'argentino, l'italo-argentino di Cordoba, Ariel Filloi, potrebbe essere convocato da Ettore Messina, Ariel Filloi, in vista degli europei. Ancora Ariel Filloi, anche perché lì in quel ruolo serve come il pane un playmaker. Ecco Heinz, va a chiudere il suo uno contro uno, andrà in lunetta perché c'è stato il fallo di Dustin Hogg. Impressionante la partenza sul primo passo di Heinz, 70-63, terzo fallo per Hogg, tiri liberi per Heinz con un minuto spaccato sul cronometro prima della sirena conclusiva che sancirà la vittoria di Venezia su Trento. Heinz segna il primo tiro libero, 71-63,
Marquez Sainz, come ha detto Stefano Bizzotto, una partita normale dopo la splendida prova, sbaglia 1 su 2, 12 punti per lui, 71-63 dopo i 20 punti di gara 2, 48 secondi al termine della partita ed ora può gestire il pallone Venezia con Heinz, c'è caccia all'uomo ovviamente per Trento, il fallo su Marquez Sainz da parte di Schiltz, tiri liberi per il giocatore ex Siena, ex Milano, ex Maccabi, ex Sassari, ex Panathinaikos, insomma ha vestito maglie importanti Heinz, che ha giocato la finale scudetto contro Milano quando vestiva la maglia di Siena e l'ha persa nel 2014, ora vuole rifarsi per vincere il tricolore con la maglia della Reyer Venezia, primo tiro libero a segno per Heinz, secondo pure, e sono nuovamente 10 punti di vantaggio da parte di Venezia, 73-63 contro una generosa Trento che però nulla ha potuto di fronte ai tanti problemi. Flaccadori appoggia, sbaglia, fallo su Flaccadori, tiri liberi per Diego Flaccadori, ma ormai insomma è troppo tardi, bisogna già proiettarci verso gara 4, Stefano, con una situazione che è totalmente ribaltata dopo la prima partita vinta da Trento, sono successe parecchie cose, tutte negative per Trento, tutte favorevoli o quasi, perché c'è stato anche l'inconveniente dell'infortunio di Battista, ma la profondità del roster non è paragonabile, non è assolutamente alla situazione paragonabile di Trento. A quella di Trento. No, qui diciamo a posteriori si può dire che comunque la Buscaglia ha puntato sempre comunque sui soliti 6-7, ecco, magari quei 2-3 minuti concessi all'Ovisotto in apertura potevano essere il segnale di una scelta diversa, no? Nella gestione delle forze, così non è stato e intanto Flaccadori continua a peggiorare la percentuale di Trento da liberi. Guarda, record, allora Trento niente da dire sul piano dell'impegno, dell'intensità, però sui tiri liberi insomma, diciamo dietro la lavagna. È dietro la lavagna, sì, siamo 10 su 22, 64-73, 9 di vantaggio, secondo tiro libero a segno di Flaccadori. 73-64, 25 secondi al termine della partita per il 2-1 Reyer, si riprende il vantaggio del fattore campo, dunque la formazione di Walter De Raffaele, ultimi 6 secondi per chiudere l'azione, Heinz da 3 tutto storto, sbaglia, rimbalzo di Dustin Hogg, pallone per Beto Gomes, mancano 6 secondi, Gomes vuole andare a canestro, Beto Gomes scarica per Schiltz da 3 punti, anche se va inutile, va ed è una sorta di beffa questa per Trento, perché la partita finisce in questo momento con la vittoria dell'umana Reyer Venezia sulla Dolomiti Energia Trento 73-67 e Venezia si porta 2-1 nella serie. Vi diciamo che il miglior marcatore, anzi i migliori perché sono due a quota 14 punti, Kraft per Trento, Heinz per Venezia, per Trento doppia cifra anche è andato Gomes con 13 punti, Schiltz con 12, 14 anche di Toto Forrai, quindi tre giocatori con 14 punti hanno chiuso la partita, Forrai e Kraft per Trento, Heinz per Venezia.